qua oggi in prospezione e abbiamo trovato già un bel deposito. Ci stiamo preparando la nostra capannetta in caso di pioggia, così ci ripariamo. Adesso faremo un tettuccio con un telo. Ecco qua lo spiazzo per il fuoco. Intanto non si disegna anche un controllo se c'è qualche chiodino? Qua mi sa di no, eh. Scherzo. Qua troviamo soltanto oro. Qua è il nostro tavolino, ragazzi. Tavolino per appoggiare le bevande, gomma per appoggiare il culo. E il fuoco è pronto per domani. Come al solito poi l'oro va a finire che si trova proprio sotto dove abbiamo fatto la capanna, come sempre. Però abbiamo organizzato per domani, facciamo un po' di pulizia qua dentro, la capannetta, domani portiamo il telo, il tavolino di gomma ce l'abbiamo, noi siamo a posto, ragazzi. Trovata qua. Sì, oh, ce la siamo portata da casa. Bellissimo, è veramente stupendo questo posto. Ma è piena, è la Valle del Ticino di questi posti così. Stupendo. Bello, bello l'oro del Ticinello. Ma quanto oro, degli qui. Lo fai sempre il doppio, cacchierai. Praticamente abbiamo già fatto 5 metri e abbiamo tutto ricoperto. Rindone, ma che bello, abbiamo ancora un paio d'ore di tempo, ma ce ne andiamo via prima tranquillamente oggi, siamo belli rilassati. Questo qui è un buon banchetto per Bear Grylls, come potete vedere, pieno di tarli, di bruchi. Rompendolo sicuramente ci saranno dentro degli animaletti che si possono utilizzare per la pesca o per mangiare. Bear Grylls li mangia. Ricoperto alla perfezione. Adesso togliamo via i sassi per vedere se domani è asciutto,
in modo da poter setacciare a secco, quindi lavorare un po' più materiale. In questo caldo sembra che si stia anche asciugando. Adesso andiamo a vedere l'ultimo secchio, perché ormai ci sono 3 dita dal sole. È ora di andare a casa. Fra un'ora è buio. Oddio, non proprio buio, però comincia a far freschino anche, sì, quindi laviamo e ci accontentiamo di qualche passa il Ticino. Canalina da battaglia, questa rimane a fiume. Rimane qua a casa. Siamo arrivati alla fine, 2 dita dagli alberi, siamo arrivati. Raccogliamo, maledetta plastica.